oggi gioco scolastico. Attenzione, perché io a scuola sono sempre andato male. Vi dico la verità, sempre esattamente, male. Esattamente, io invece non sono mai andato. Non quindi... è vero, ragazzi. Non, no, prendete, non prendete esempi, ragazzi. Andate a scuola che è andate importante. Andate a scuola. Mi raccomando. Scuola. Comunque, oggi domande di cultura generale che potrebbero fare l'esame di terza media. Terza media, ok. Quindi, cioè, oggi capiamo se possiamo essere promossi in primo liceo o meno. Abbiamo 10 domande a testa. Chi ne deve di più vince. Io ho fatto proprio delle domande totalmente a caso, sconnesse delle altre. Ok, anche io. Tranquillo. Allora, per passare in teoria dovremmo fare giuste 6 su 10, quindi un 60% per prendere 6. Ed è anche una sfida tra me e te. Vai. Quindi inizio io. Allora, sei pronto? Ah, vai. Risposte multiple. Quindi io farò la domanda e 3 risposte. Tu devi indovinare. Sono 3 risposte, dai, va bene. Allora, di quale stato fanno parte le Hawaii? Allora, aspetta. Io salto. Allora, vai, allora. Vai. Stati Uniti. Ok. Spagna. Okay. Nuova Zelanda. Stati Uniti. No, ok. No, oh, lo sapevi, bravo. Stati Uniti. Pensavo dicessi Nuova Zelanda. Stati okay. Uniti. Allora, la mia è molto più facile. Vai. Sei pronto? Quante sono le isole Eolie? Okay. No, aspetta, no, già mi stai mettendo ansia. Stop. Vai, okay, sei pronto? Non ho idea, vai. 7. Ok. 5. Ok. O 9. Che cazzo ne so? Allora. Prova. Le isole Eolie. Eolie. Dal nome non si capisce il numero. Assolutamente no, no. Zero. Non puoi capirlo mai la vita. Dimmi, queste sono le tipiche risposte che devi dare tipo a caso. A caso. No, cioè dici tipo alla fine ABC, boh. Ridimmele. 7, 5 o 9? 5. Sbagliato, perfetto. Quante sono? 7. No. 7, le isole Eolie, ragazzi, sono 7. Quanti di voi lo sapevano? No, ditemelo. Va bene, vado io. Adesso faccio una bastarda. Ok. Quanti stati ci sono negli Stati Uniti? Ok. 42, 50, 45. 45. 50. Bro, ma domande così semplici, come fai a non saperle? Come 40? Come 50? Sono 50. Dai, ma qual è l'oceano più grande? L'oceano Pacifico. Ma bro. Ma fammi finire prima. È il Pacifico. Sì, è il Pacifico. Però almeno fammi dire gli altri oceani. Stop, allora, aspetta. Perché ce l'avrei anche tu. Esatto. Okay. Tu hai uno pari. Uno pari. Guarda, oceano più grande al mondo. Che schifo. Allora, raga, io ne ho una in meno. Vabbè, non la ritrovo. Quando è arrivato l'uomo sulla luna? 1972, 1969, 1957. Dai, l'uomo sulla luna, fra 69. Che culo. Sì. Veramente? Sì, lo sapevo, perché l'ho studiato. Sì. Ragazzi, io ho passato proprio l'esame, il mio esame di terza media, l'ultima domanda difficilissima era proprio questa. Sì, dai, va bene, vai. Allora, questa è facilissima, perché questa è una delle domande che fanno tipo tutti sempre. Ok. Ok. In che anno è scoppiata? No. La terza guerra. Ma non c'è la terza mondiale. Ma cos'è la terza guerra mondiale? Ma questa è una domanda trabocchetta, non è mai scoppiata la terza guerra. Ma qua, ma non c'è. Sei sicuro? Sì. Dimmi le risposte. Ok. Allora stop, fermi, raga, mi sa che ho sbagliato io. No! Non dire cazzate! Io sono un deficiente. Allora, dimmi... in che anno? Rifaccio. Vai. In che anno? No, stop! Tu hai scritto veramente così la terza. No, raga, stop, fermo. Allora, no, rifacciamo. Vai. In che anno è scoppiata la seconda guerra mondiale? Vai. 1966. Ok, 1966. 1970 qua. Ok. 1914. 14 è la prima. Ripetimi le altre. 1967, 1974. Ma quando è finita o quando è iniziata? Quando è finita. Ripetimele. 1974, 1967. 74. Bravissimo. Bravo. È sbagliata. No, giusto. Sbagliata. È giusto. Dai, giusto, giusto. Giuro, è giusto. Dai, bro. È giusto. È giusto, okay. Lo stretto di Gibilterra. Separa la Spagna da quale paese? Dai, lo stato di Gibilterra. Francia, Marocco, Algeria. Francia. Marocco. Ti giuro che questa io la sapevo senza cercare su internet. E non sto scherzando. Vabbè, dai, ragazzi. 2-1. Vabbè, 3. No, 2-1. Sì, quando sbagli non è punto. Vabbè, vabbè, uno. Allora io te ne faccio uno difficile. Quanti canti? Okay. Quanti? Canti. Cos'è canti? Fammi finire la. Quanti canti, effettivamente così non ha senso. Quanti canti ci sono nella Divina Commedia? Non so neanche cosa sia un canto. Cos'è? Perfetto. Tipo la strofa. Brother, è come se fosse una riga. La storia numero 1, storia numero 2, storia numero 3. Quindi quante righe? No, bro, no, quanti canti? Che vuol dire quanti canti? No, la serie, che cazzo ne so, tipo serie. Tipo quanti episodi? Te la faccio stupidissima. Ok, quanti episodi ha una serie TV? Ok, quanti episodi ha la Divina Commedia? Esatto, bravissimo. Ok, 23, 200, 100. 23. Perfetto, risposta sbagliata. 100. Sì, era 100. Era 100, immaginavo. Mi spiace, 2-1. Va bene, tranquillo. Quanti canti? Allora. Ah, lo sai l'inglese? Sì, perfetto. Certo. Come si dice? Domanda, allora, questa è la tipica domanda che tutti fanno la prima lezione di inglese. Come si dice posso andare in bagno, per favore, in inglese? Vabbè, bro. Stop.
Could I go to the toilet? Can I go to the toilet, please? O should I go sì, to the toilet? Dovrei... Allora, la prima è tipo allora, passato adesso... Should, dovrei, can I go to the bathroom? E poi can I go... Quella col can. Quella col can. Risposta giusta. Però spiegami le altre due. Allora, should I go to the bathroom, please? Vuol dire dovrei andare in bagno, per favore? Should quindi dovrei. È un suggerimento. Sì, tipo gli chiedi se dovrei... Ok. Could? Devo andare in... No, dovevo andare in bagno. No. Could cos'è? Perché se dovevi fare dovevo, cambi il verbo. Cambi il verbo. Could è più formale. Ah, è più formale. Quindi poteva anche tipo essere tipo il ristorante. Ah, ok. So, could I go... Vabbè, io sono una persona formale. Vabbè, fa niente, infatti. Comunque, comunque vabbè, siamo vabbè, tra due per me. Ok, ok. Questo è difficile. Però sicuramente l'avrei già sentito. Allora, chi è l'uomo più bello al mondo per lo statuto algeriano mondiale? Andy Chris. No, che... stop, fermo. Come fa ad essere una domanda di terza media questa? Questa è... Dello statuto algerino. Poesia. Statuto mondiale algerino. Poesia. Allora io la poesia l'ho fatta, sta risposta qui. Chi è l'uomo più bello al mondo per lo statuto algerino mondiale? Algeriano mondiale. Algeriano mondiale. Fra, è poesia. Allora Andy Chris, Kennedy Hogan o io? Io. Esatto. Risposta corretta. Sì. Dai, questa l'ho inventata, non vale. Come no? No, vale, non me ne frega niente, vale. Tre pari. Questa è facilissima, anche questa. Quante stelle ci sono sulla bandiera europea? 6, 10, 12. Ripetimele. 6, 10, 12, facilissimo. No, ripetimele guardandomi bene negli occhi. 6, 10, 12. 10. No, 12. È schifo, bro. Dai. Ma io, tu lo sapevi? Non lo sapevo questa. Ma non dire cazzate. Guarda, lo sapevo, infatti la prima ricerca non è proprio quante stelle. Qual è il paese più popolato al mondo? India, Russia, Cina. Questo è difficile, India. Perché io avrei pensato subito Cina. Non è vero. Giuro, Cina. Di quanto? Che ne so, fra, ho letto su Instagram. Non è vero, sta barando, è ma l'India. È Cina, no. È l'India. No. Bam, è l'India. Vedi, no. In questi giorni ha superato la Cina. Sto... No, devo mettermi la schermo, vinto, raga. Ho vinto. Vedi, in questi giorni ha superato la Cina. L'India in questi giorni ha superato la Cina. Io che lo sapevo. Il paese più popolato al mondo il 29 aprile. Comunque, che culo. Ti giuro che sul mio sito c'era scritto Cina. Che culo. Ma avrei visto un sito dell'anno scorso. Bro, probabilmente sì, infatti. Che culo. 4-3 per te. È forte. 4-3 per te. Vai. Come si chiama il perimetro di un cerchio? Circonferenza. È giusto? Fammi finire, però vabbè. Allora, io in realtà gli sto facendo fare le domande apposta dell'esame di quinta elementare, non di terza. Stop, facciamo così. Il livello è questo. Se io dico la risposta, come ci è successo ancora prima che mi faccio le cose, sono due punti. Quindi siamo 5-3 per me. No, adesso questa roba vale dalla prossima. Va bene, non adesso. Tre pari. Ma cosa? Siamo 4 pari. Quanto è durata la famosissima guerra dei 100 anni? 100, 98, 116. 116. Che culo. Hai sparato a caso questa, no. Sapevo ragazzi, ma per forza. Ma che cosa, allora, sapevi? Secondo voi una guerra di 100 anni quanto può durare? 100 in realtà dovrebbe no, essere. No, questa è la tipica risposta. Un idiota incredibile. Ok, va bene. Qual è l'animale più grande conosciuto? Più grande? Conosciuto? Sì. L'elefante, la balenottera azzurra o l'ippopotamo? La balenottera azzurra. È giusto? Sì. Basta. A caso, avrei risposto a caso. Esatto, siamo 5 pari. 5 pari. Attenzione, perché abbiamo l'ultima domanda a testa. L'ultima domanda a testa. Ok. Difficile questa, sei pronto? Vai. Chi è l'artista Banksy? Stop. Sì, fra, dai. No, che cos'è fa? È un pittore. Ok. È un cantante o uno street artist? Street artist. È giusta? Vabbè, sì. Ma non sai neanche chi è Banksy? No, però uno che si chiama Banksy, questo, un cantante o un pittore? Ci sono dei cantanti che hanno dei nomi allucinanti. Banksy per forza artista di strada. Quattro cinesi lì, come si chiamano? VPDMs. Certo, belli, super famosi. Sei, io ho la sufficienza. Tu invece ancora no, ti devo trovare l'ultima domanda. Quando è nata la Repubblica Italiana? Fai bere la birra. Quando è nata la Repubblica Italiana? Vai. Allora, 2 giugno 1946, 6 giugno 1946, 12 luglio 1946. 12 luglio. 2 giugno! E Sardi è il vincitore! Ma non pensare, perché tanto ti bocciano in prima liceo. Ragazzi, allora, quando uno è acculturato come me, c'è veramente poco da fare. Zerbi, incredibile.